Pierluigi Diaco ha licenziato Adriana Volpe da Bella, ma cosa è successo? Le motivazioni sono incredibili. Cosa è successo fra Pierluigi Diaco e Adriana Volpe? La conduttrice potrebbe non tornare mai più in diretta a Bella, ma perché? A quanto pare, Diaco avrebbe disposto un licenziamento in tronco per la collega. Secondo quanto riporta TV Blog, la causa, come si può immaginare, è l'intervista di Verissimo rilasciata dall'ex volto di Affari Tuoi, che recentemente ha chiarito i suoi dissapori con Giancarlo Magalli. Ma cosa è successo? Diaco contro Adriana Volpe? C'entra Verissimo? Secondo TV Blog, Adriana Volpe non tornerà più a Bella, ma di Pierluigi Diaco. Ma per quale motivo? C'entra l'intervista di lei a Verissimo? L'esclusione sarebbe dovuta al fatto che Adriana Volpe abbia scelto Verissimo e Canale 5 per fare quest'intervista invece di concederla a Rai 2, la rete sulla quale sono avvenuti i precitati fatti riguardanti Magalli, sulla quale è tornata circa 2 anni fa a Bella, ma, e sulla quale ha lavorato anche per tanti anni. L'intervista a Verissimo, inoltre, dovrebbe essere anche la prima di una serie di ospitate sulle quali la Volpe si sarebbe accordata con il programma di Silvia Toffanin. Ancora, TV Blog sul licenziamento di Adriana Volpe da parte di Diaco ha aggiunto: Adriana Volpe, inoltre, non avrebbe rispettato il contratto delle ospitate della Rai che prevede che chi lavori in un programma televisivo Rai non possa andare in onda in un programma televisivo concorrente, né il giorno prima, né il giorno dopo. A quanto pare, però, non sarebbe finita qui. Cosa c'entra Giancarlo Magalli? Stando alle indiscrezioni di TV Blog, Diaco si sarebbe offeso con Adriana. Il motivo ha a che fare con la pace ritrovata con Magalli. Come sappiamo, i due ex conduttori di Affari Tuoi si sono proprio incontrati nello studio di Silvia Toffanin. A quanto pare, il conduttore di Bella, ma, avrebbe voluto mostrare la ricongiunzione dei due colleghi proprio in diretta nella sua trasmissione. Le parole del portale. A quanto risulta a TV Blog, il conduttore di Bella, ma, avrebbe anche chiesto ad Adriana Volpe di suggellare la pace con Magalli proprio nel suo programma, ottenendo un sì di massima dalla showgirl. Sempre stando alle nostre indiscrezioni, Diaco era all'oscuro sia della decisione di Adriana Volpe di affidare a Verissimo il momento di pace con Magalli, sia delle sue future ospitate nel programma del weekend di Canale 5. Al momento, comunque, né Adriana Volpe, né Pierluigi Diaco hanno smentito o confermato queste ipotesi. Cosa c'è di vero?